Bergamo è la città che in Italia è stata più colpita dalla prima ondata di epidemia coronavirus nella scorsa primavera. È successo all'improvviso, quando nessuno di noi immaginava che proprio qua potesse cadere l'effetto di un virus di cui leggevamo sui giornali, che pensavamo dall'altra parte del mondo e che invece è arrivato qui ed è esploso con una violenza pazzesca. Abbiamo contato quasi 700 vittime solo in città, circa 6.000 a livello provinciale. All'immenso dolore che si è associato alla deflagrazione dell'epidemia si sono però affiancate anche delle manifestazioni positive di solidarietà, di coesione di questa comunità. Abbiamo pensato con il Comune di Bergamo di realizzare qui, al Parco della Trucca, un bosco della memoria per ricordare tutte le vittime del Covid-19. Abbiamo scelto non un monumento, abbiamo scelto di piantare alberi, perché gli alberi ci ricordano qualcosa attraverso la vita. Sono rimasto in coma farmacologico per circa 2 mesi. Il mio mondo si era ristretto a un letto. Quando ho cominciato a stare meglio, la prima cosa che ho chiesto è stata quella di andare a toccare il tronco di un albero. Lì ho visto le piante e mi si è aperto il cuore. La scelta è caduta su questo parco anche perché è quello più vicino al Papa Giovanni XXIII, che è stato il presidio sanitario più coinvolto per combattere la pandemia del Covid. Qui sono stati ricoverati tantissimi bergamaschi e il fatto di realizzare qua il bosco è un po' un riconoscimento anche a chi è ancora in prima linea. Mio marito, morto di Covid a marzo, credeva in una città a misura d'uomo, con più verde. Questo bosco che si vuole creare qui alla Trucca, credo che sia un buon modo per ricordarlo per sempre.